Sabato 1 maggio, festa dei lavoratori. Ci troviamo a Bagnacavallo per la festa della cooperazione organizzata da Confcooperative. Presidente Raffaele Drei di Agrintesa, una delle più importanti cooperative agricole d'Europa. Quanto è importante questo 1 maggio, la festa del lavoro, Agrintesa e Confcooperative, questo legame così profondo con il territorio? Beh, quello della cooperazione credo che sia uno strumento per il lavoro del tutto particolare e del quale noi siamo molto orgogliosi, quindi il lavoro fatto con il coinvolgimento del socio nella cooperativa, fatto come strumento per portare il frutto del lavoro dei nostri soci sui mercati internazionali, nazionali e internazionali. È una tradizione nata dalle cooperative del territorio di Bagnacavallo che via via negli anni si è consolidata e che noi a Agrintesa, come nuova cooperativa nata dalle fusioni delle cooperative preesistenti nel territorio romagnolo, abbiamo voluto con grande convinzione continuare ad incentivare ospitando la cooperazione, l'intera cooperazione bagnacavallese all'interno dei nostri stabilimenti. Ci troviamo in compagnia del dottor Davide Vernocchi, presidente della giunta agricola di Confcooperative Ravenna. Quanto è importante il legame tra il mondo dell'agricoltura, dei valori della terra, della famiglia, con Confcooperative e col mondo della cooperazione in generale? Guardi, è alla base di quella che è la nostra mission, cioè quella di tenere un rapporto dall'azienda agricola alla cooperativa, tenere un rapporto importante con il territorio, con i soci produttori, avere un grande rispetto dei lavoratori, quindi l'etica e l'ecologia sono due elementi che fanno parte della nostra missione, oltre quella naturalmente che è la base di tutto, quella di procedere alla valorizzazione del prodotto dei nostri associati che in questo momento sta attraversando una fase di grande difficoltà. Siamo in compagnia di Laura Rossi, sindaco di Bagnacavallo. Le volevo chiedere quanto è importante la presenza di Agrintesa all'interno del territorio bagnacavallese? Ma devo dire Agrintesa, più complessivamente tutta la cooperazione, il movimento cooperativo è sicuramente un soggetto fondamentale di questo nostro territorio. Primo, perché Bagnacavallo trova nell'agricoltura uno dei settori trainanti e Agrintesa ha saputo dare forza e innovare questo settore. Oggi di fronte ad un settore come l'agricoltura in crisi, il movimento cooperativo è stato di grandissimo aiuto, ma soprattutto più complessivamente come la situazione nella quale oggi si trova tutto il paese e anche la nostra realtà. Se qui la crisi si sente meno è grazie proprio a questo forte radicamento del movimento cooperativo che ha saputo essere di supporto alle nostre imprese agricole e a fare squadra e nei momenti di difficoltà con questo modo anche questa innovazione che hanno saputo mettere in campo sicuramente ha permesso di fare un salto di qualità. Com'è trascorrere il 1 maggio, la festa dei lavoratori, alla festa della cooperazione? Beh, è sempre una cosa piacevole passarli in compagnia di chi lavora, e, insomma, della gente che anche della campagna che ci si ritrova. E da Bagnacavallo per la 33esima edizione della Festa della Cooperazione è tutto. Per Ravenna Web TV, Joseph Franzò.